Amici miei, io insisto su questo punto, perché sono sicuro che molti di voi oggi direbbero: come avrei voluto essere presente quando era vivo Gesù. Ebbene, vicini a me, siete vicini alla presenza dell'uomo in cui si è impersonato il padre di Gesù. E io non vorrei impedirvi di saperlo, ma questa presenza, sprovvista assolutamente di credenziali nel padre, non è possibile scorgerla. Le credenziali della divinità in Gesù furono i suoi miracoli. In me non esistono miracoli reali, ma solo quelli della sapienza, per i quali io vi sto dimostrando di conoscere la verità assoluta e ve la annuncio. Ma questi miracoli dell'intelligenza non sono miracoli, sono semplicemente lo Spirito Santo della ragione che si incarna in una persona e si manifesta in termini di una umana presenza concreta. Io vi posso mostrare che esistono a questo punto segni che lasciavano intendere come tutto il disegno di Dio fosse diretto verso questa presenza in un uomo della famiglia degli Amodeo. Il primo uomo si chiama nella Bibbia Adamo, e che sembra andare ad Amo, ad Amodeo. Quando Dio ricomincerà un nuovo ciclo dell'esistenza parlando a un profeta, e questo profeta si chiamerà Abramo, abbiamo non un ad Amo, ma un latino ab. Abbiamo un ab romano, latino romano, ab romano. Ab ramo, che è R, romano, amo, Amodeo. Quindi anche il nome di Abramo sembra ricominciato da romano Amodeo. Il da romano, cioè ab, R, amo. Un Abramo il cui padre era Terra, ossia Te, Ra, R-A, romano Amodeo. Vedete, i nomi biblici nel libro sacro di Dio sono stati scritti da Dio. Ma cosa e come Dio si è inserito nella storia? Attraverso il patriarca, nipote di Abramo, che si chiamava Giacobbe e che sarà chiamato Israele. Ma Israele nel mondo d'oggi, che usa la lingua inglese per farsi comprendere da tutto il mondo, is significa è, ra è romano Amodeo, ele è il nome del Dio ebraico. Per cui quando Dio assegnò ad Abramo il nome di Israele, lo fece per far capire alla fine del tempo, cioè in quel momento nel quale il mondo avrebbe avuto la lingua inglese come la lingua comune, che Israele ha un ele che è Ra, romano Amodeo.
il Ra, dio del sole ebraico, Amon Ra, è il Ra Amon, Deo. L'Amon, che fu uno dei due re empi di Israele, e l'altro si chiamava re Manasse, romano, L'Amon fu re a 22 anni, esattamente come fu re a 22 anni re Manasse, con la differenza che re Manasse regnò 55 anni, mentre invece Amon regnò 2 anni. Ma vedete che tutto è nel segno del 2. E furono re empi perché superarono, sublimarono il senso dell'unità di Dio, arrivando a dire che ogni forma della divinità tutto sommato si riconduceva all'unico Dio, che era chiamato e venerato in modi diversi. Però questi due re furono giudicati empi, come sono giudicato empio io, che arrivo a perfezionare l'idea di Gesù, per come è capita oggi. L'idea di Gesù, rispetto a quella della fede ebraica, arrivò a correggerla usando l'intelligenza, perché allora la legge del sabato impediva ogni opera, e Gesù disse, operando più di una volta la salvezza nel giorno di sabato, disse a chi glielo rimproverava: ma amici miei, ragionate, se un asino, se un figlio vi cade in un pozzo nel giorno di sabato, voi che cosa fate? Lo lasciate morire? Perché nel giorno di sabato non potete lavorare? Ma guardate, la legge di Dio è fatta per il bene dell'uomo, e non l'uomo per il bene della legge di Dio. Dio Padre è il servitore dell'uomo, dà la vita per l'uomo, e non viceversa. L'uomo non può dare la vita per Dio, perché la riceve donata da Dio. È Dio che si può abbassare a livello dell'uomo per farlo esistere. L'uomo non può nulla. Questa era la ragione di Gesù, che liberava dalla legge di un Dio che regolava con l'oppressione sull'uomo per farne come voleva lui. Invece, nella ottica di Gesù, anche quando Gesù operava la salvezza, c'era l'affermazione sacrosanta: la tua fede ti ha salvato. Gesù rimandava la salvezza di ogni spirito umano alla sua fede. E questo è il compito affidato all'uomo singolo, figlio di Dio, quello di riuscire a creare il contraccambio della figliolanza che ha avuto da Dio, intervenendo nello stesso modo e ricreando in se stesso figlio l'ideale assoluto del Padre, per come è possibile un ideale assoluto nel nostro mondo relativo. Ne viene fuori un Dio relativo a solo ciò che è stato messo in modo relativo nella vita di ciascuno, ma è anche il Dio giusto, perché quando tutto è relativo, anche la verità è relativa ai presupposti su cui essa si basa. Solo Dio ha la verità assoluta, ed è quella che io vi ho detto: 1 uguale n ennesimi, ossia 10 elevato a 0 uguale a 10 elevato a 1 per 10 elevato a meno 1, perché i due opposti tra loro, 10 elevato a 1 e 10 elevato a meno 1, sono gli opposti che in termini di essenza, essenza suprema di ogni cosa, sono l'essere e il non essere,